Lei italiana, lui olandese, scelgono di venire a sposarsi in Italia e vivono in Inghilterra. Si chiama Destination Wedding e vuol dire scegliere una meta diversa da dove si vive per le proprie nozze. Vuoi saperne di più? Sei nel posto giusto. Benvenuta a Un Giorno su Misura TV. Il posto per fare dei tuoi sogni il tuo matrimonio. Perché dovresti sposarti in un posto diverso da dove vivi? Che cosa ti spinge a farlo? E perché scegliere l'Italia per le tue nozze? Perché magari hai origini italiane? O avete fatto una vacanza indimenticabile a Venezia? Oppure è uno di quei posti nel mondo dove assolutamente vuoi venire? E quale occasione migliore se non il tuo matrimonio? Oppure ancora, tu sei italiana, vivi in Italia, ma vivi a Milano e vuoi venire proprio a sposarti a Venezia? O ancora, sulle Dolomiti? Possono essere tantissimi i motivi che ti spingono a organizzare un destination wedding, ma ci sono almeno tre cose che devi considerare per sapere se è la scelta giusta per te. La prima, impara a delegare. Se è vero che il giorno del matrimonio la sposa non può avere tutto sotto controllo, questo è doppiamente vero nell'organizzazione per una sposa che vive lontano da dove si sposerà. C'è bisogno di fiducia dei fornitori scelti, ma anche di imparare a delegare. Piuttosto è importante fare le domande giuste nel momento della scelta. Ma una volta decisi i fornitori e presi gli accordi, è importante fidarsi e imparare che si è messa su la migliore squadra possibile per quel matrimonio. La seconda, organizza sin da ora le trasferte. Se puoi, e sono sicura che tu lo sappia già, organizza sin da ora quando verrai in Italia. Compra i voli, cerca di capire soprattutto quali fornitori avrai modo di incontrare e in quale momento. Un anno magari è lungo, anche di più ci vuole per organizzare un matrimonio a distanza. E sicuramente è difficile fare più di una trasferta, forse un paio. Quindi è importante che siano assolutamente strategiche, che i fornitori ti dedichino il giusto tempo. E quindi, prima di comprare i biglietti, chiedi quali sono i periodi in cui sono chiusi per ferie, ad esempio. Quali sono i periodi in cui sono molto impegnati in altri eventi e non avrebbero il tempo giusto da dedicarti. Terza cosa, pensa ai tuoi ospiti. Probabilmente non vivranno tutti vicino al luogo che hai scelto per le tue nozze. Quindi pensa ad agevolarli. Magari fai un sito internet in cui dai loro dei consigli dove alloggiare, dove mangiare, dove è possibile anche stare qualche giorno in più magari se vogliono allungare la vacanza. Pensa anche al loro comfort nel giorno del matrimonio. Prepara una piccola wedding bag con tutto il necessario. Dei fazzoletti, delle salviettine rinfrescanti se fa caldo, un ventaglio, una mappa per orientarsi. Possono essere diverse le cose di cui puoi arricchire la tua wedding bag. L'importante è che siano personalizzate e giuste per i tuoi ospiti e per il tipo di matrimonio che hai pensato. Se vuoi che approfondiamo il tema del wedding destination, metti un like a questo video. Nel frattempo, iscriviti a La Posta su Misura. È la mia newsletter dove ti guido ogni mese nell'organizzazione del tuo giorno su misura.